fondi europei sono, se un giorno in cui dovessero venire meno questi fondi, penso che l'Italia meridionale in genere potrebbe raggiungere velocemente le condizioni peggiori dell'Africa. Oltre questo complesso, noi stiamo in questo momento utilizzando più di 1,5 milioni di fondi che vengono dall'Europa, tramite la regione, per la riqualificazione di un altro bene confiscato, sempre qui a Casal di Principe, che sarà adibito a centro per minori. Io sono mamma di Ruggero, che è un ragazzo down di 35 anni. Stando a contatto con mamme che avevano le mie stesse problematiche, insomma, ho capito che veramente si doveva fare qualcosa. E quindi abbiamo chiesto in affidamento un bene confiscato. Dulcis in Fundo è un progetto della cooperativa Davar. La cooperativa Davar è nata nel 2002 nella parrocchia San Nicola, la chiesa di Don Peppe Diana, e noi abbiamo pensato di creare una cioccolateria sociale. Quando siamo partiti la prima volta non c'era un dipendente comunale o un'impresa che volesse partecipare alle bande di gara. Negli anni tutto questo è migliorato, perché adesso quando facciamo gare partecipano le imprese, i cittadini frequentano, oramai c'è una percezione positiva sull'uso dei beni confiscati. L'aggressione ai patrimoni mafiosi è un momento fondamentale della lotta alle mafie. Non basta colpire sul piano personale le organizzazioni mafiose, bisogna necessariamente colpirle anche e soprattutto sul piano patrimoniale, sottraendo loro i beni illecitamente acquisiti e restituendoli alla collettività, in modo tale però che la collettività possa effettivamente fruirne. Tanti di questi beni hanno bisogno di ristrutturazioni per poterli utilizzare, così come i campi per essere coltivati hanno bisogno di risorse e di investimenti per poter dare per esempio lavoro ai giovani. Allora tutto questo bisognerebbe fare in modo che rientri in un processo molto più generale. Secondo me Casal di Principe, oltre che la speranza, ha qualcosa in più, perché si può affacciare sull'Europa e sul resto del mondo grazie alle nuove economie che stanno nascendo qui a Casale.